del Deuteronomio ascoltiamo dalla bocca di Mosè un annuncio rivolto al popolo che riguarda l'esperienza che hanno fatto con lui, il profeta di Dio. Ci saranno altri profeti dopo di lui? Il Signore tuo Dio susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. C'è una unicità nell'esperienza di Mosè, ma c'è anche una continuità. Il Signore susciterà un profeta. Questa espressione sarà poi custodita come attesa messianica. Un profeta pari a Mosè sarà il Messia, e noi da cristiani leggiamo il suo compimento in Gesù. Intanto Dio promette profeti al suo popolo, scegliendoli di mezzo al popolo, e a lui darete ascolto. Il profeta che parla in nome di Dio è degno di essere ascoltato, perché riporta le parole di Dio. Avrai così, e Mosè ancora che parla, rivolgendosi al suo popolo, quanto hai chiesto al Signore tuo Dio sull'Oreb. Il rimando è all'esperienza del popolo davanti alla santità di Dio, con il monte che tremava, fumava, fuoco che usciva da tutte le parti, un rombo insopportabile, a dire la presenza di Dio che entra nella storia in un modo non umano, unico. In quel giorno tu hai detto che io non odo più la voce del Signore mio Dio, non perché il popolo non voglia ascoltarlo, ma perché non è capace di udire direttamente la sua voce, e non veda più questo grande fuoco perché non muoia. Un'esperienza così diretta, così immediata di Dio nel vedere, nel sentire, non apre alla vita, non è possibile all'uomo. Il Signore vi rispose: quello che hanno detto va bene, Dio accetta la richiesta del suo popolo. Ed ecco la promessa: io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli. È sempre la premura del Signore ad agire nella promessa e nella realizzazione. Un profeta sarà presente in mezzo al popolo perché gli porrò in bocca le mie parole, perché faccia udire in modo umano, perché questa è la rivelazione. Dio parla per bocca di uomini le sue parole. Ed egli dirà loro quanto io gli comanderò. Certo, la fedeltà del profeta al Signore che gli affida la sua parola è la condizione perché il popolo tutto lo possa ascoltare. Se qualcuno non ascolterà le parole che egli dirà nel mio nome, io gliene domanderò conto. C'è una responsabilità del profeta nel rimanere fedele al Signore e riportare le sue parole. Ma c'è una responsabilità nella vita del popolo di Dio, nella fede del cammino di Israele, nell'ascoltare e nell'accogliere questa parola, perché un cuore chiuso significa rifiuto del Signore. Io gliene domanderò conto. Ritorna però la profezia, l'intervento del Signore sulla responsabilità del profeta. Ma il profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome una cosa che io non gli ho comandato di dire, il profeta potrebbe lasciarsi prendere da questa presunta autorità e autonomia, dirà qualcosa di cui è convinto lui che non viene da Dio, o che parlerà in nome di altri dei. Potrebbe il profeta prostituirsi, tradire il legame col Signore e così lasciarsi andare all'idolatria. Quel profeta dovrà morire. Non sarà un profeta degno di essere ascoltato. La sua vita non è più il cuore della comunità di Israele. È come se fosse morto. Questa condanna così dura ed esplicita sta a indicare la responsabilità, la delicatezza della missione, la preziosità del servizio che il profeta, che noi profeti a partire da Gesù, che tutti i discepoli devono offrire al mondo con la loro vita e con l'annuncio forte e coraggioso del Vangelo che salva.